Me la prendo con quelli che capitano. Oggi è capitato lei. Domani chi lo sa? Io non mastico le gomme. No, in genere non lo faccio. Però oggi mi andava di farlo. E anche di bere mentre sto parlando a telefono con lei. Sa, siccome mi pagano poco, non è giusto assolutamente che io abbia un atteggiamento rispettoso nei confronti di chi ci chiama. Mi dà l'indirizzo, la via, per favore, di casa sua? Che parle, mamma mia. E come li deve risolvere questi problemi? Deve semplicemente attendere. Eh sì. Deve semplicemente attendere. Chi gli ha detto di mettere la scala a posto? Rimetta la scala dov'è? Perché tra poco ci si risalirà di nuovo. Sì, perché deve rimettere le spine. No. No, non deve partire dall'ultima, adesso ricominci dalla prima. Dal primo dispositivo a cui sta accaduto la spina è tutto mano a mano. Sì, esatto. Va. Va. Non va. Bene, è così che deve andare. Sì, ha sentito bene. Della mia prestazione per caso? Spero che non sia così, guardia. Spero che non sia così. Perché io ho già preso suo nome e cognome, la verrò a trovare. E io la gente maleducata non la sopporto. Semplicemente questo. Come? Ma che fortuna, non ti stanno chiamando oggi per i guasti. Ma speriamo pure a me, non mi chiami nessuno. Buono questo succo. Sta arrivando una chiamata, apriamo, apriamo. Pronto? Risponde l'operatore 1, 4, 5, 7, 8, 10. Operatore 1, 7, 4, 10. No, l'operatore 1, 2, 7, 8, 2, 4, 4, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 7. Mi dica. Ah, rispondo dall'Italia. Mi dica. Qual è il problema? Non le funzionano più. Questo sa di che i dispositivi che ha a casa non le funzionano più. Se no, un attimo, sto parlando col mio collega. Che devo dire?
spine dal muro. Ma perché dovete far perdere tempo agli operatori telefonici, mi scusi? Cioè, voi chiamate e dite aiuto, aiuto, non mi funziona nulla, ma non le avete provate tutte prima di contattarci. Lei lo sa che prima di contattare un operatore di call center andrebbero fatti tutti i tentativi possibili e immaginabili al mondo sulla faccia della terra per poter evitare lavoro in più a noi poveretti che stiamo da questa parte. No, non sono nervosa, è la verità questa, è assolutamente la verità. E il vociferare che sente perché siamo in un call center. Mica siamo in chiesa che c'è silenzio. E dirò io cosa fare adesso. Non faccia quello che non ha fatto finora. Adesso d'ora in poi sarò io a darle istruzioni. Faccia il giro di tutta la casa, stacchi tutte le spine. Pronto? Non la sento. Pronto, pronto, pronto. Le ha staccate. Perché l'ultimo non riesce a staccarlo? Com'è? È vera la storia che ci sottopagano? Beh, in parte sì, siamo sottopagati. Meriteremo di più per sopportare gente come voi. Ha fatto? Bene. Adesso, chi gli ha detto di mettere la scala a posto? Rimetta la scala dov'è? Perché tra poco ci risalirà di nuovo. Sì, perché deve rimettere le spine. No, no, non deve partire dall'ultima. Adesso ricominci dalla prima. Dal primo dispositivo a cui sta accaduto la spina è tutto mano a mano. Sì, esatto. Va. Va. Non va. Bene, è così che deve andare. Sì, ha sentito bene. Non si deve accendere in questo momento. Si accenderà fra pochi minuti. Vedrà la spia rossa. Ok. Secondo.
dispositivo. Terzo. Ok, ora salga sulla scala e faccio il quarto. Bene. Adesso vede delle luci? Vede succedere qualcosa? Non si accende niente. Non si accende niente a questo. Come non si accende niente? Guardi bene, prende il telecomando, pigi sul telecomando. Allora? Niente. Mi dà l'indirizzo, la via, per favore, di casa sua? Guardi, ci sono degli sbalzi di tensione nella sua zona. Ci sono dei problemi. Sì, ci sono dei problemi. E come li deve risolvere questi problemi? Deve semplicemente attendere. Eh sì. Deve semplicemente attendere. No, non deve fare nulla. Non gliel'ho detto prima. Abbiamo prima tentato di risolvere il problema, perché non gliel'ho detto prima? Non avremmo perso tempo. Magari sì, ci avrà ragione, ma io ho provato a risolverglielo il problema. Cos'è? Si sta lamentando del mio lavoro per caso? Si sta lamentando della mia prestazione per caso? Spero che non sia così, guardi, eh? Spero che non sia così. Perché io ho già preso suo nome e cognome, la verrò a trovare. E io la gente maleducata non la sopporto. Semplicemente questo. Io non mastico le gomme. No, in genere non lo faccio. Però oggi mi andava di farlo. E anche di bere mentre sto parlando al telefono con lei. Sa, siccome mi pagano poco, non è giusto assolutamente che io abbia un atteggiamento, che io abbia un atteggiamento rispettoso nei confronti di chi ci chiama. Veniamo pagati pochissimo, come stava sospettando. Io, sa, me la prendo con quelli che capitano. Oggi è capitato lei, domani chi lo sa. Sì, questa è l'educazione che mi hanno dato. Non conosco altro tipo di educazione, però le assicuro che finora sono andata avanti benissimo. Che c'è? Io? No, non sto litigando. No, è la mia collega qua vicino, dice se sto litigando con qualcuno. Assolutamente no, sono franca nel dire le mie cose. Io semplicemente questo. Mi dica però una cosa. Lei ha avuto altri problemi a parte questo problema dei dispositivi che non si accendono? Siete rimasti 2 giorni senza le due TV, per un giorno intero di già. Quindi su 4 televisori che avete siete andati in panico? Lei mi sta dicendo che siete andati in panico perché 2 televisori non funzionavano? Quando ne avevate altre 2? Mazza però. Sa che c'è? Che io la gente ricca come voi non la sopporto. Troppo vizio. Troppo vizio. Troppo viziati. 4 televisori di cui 2 non funzionano per un paio di giorni e ce ne andiamo subito nel panico perché dobbiamo accendere 4 televisori contemporaneamente. Sa com'è? C'è gente che... Altro po' non si può permettere.
Sì, sa che c'è che quelli come lei io proprio non li sopporto. Allora mi dica, perché continua a rimanere a telefono a parlare con me? Sì. Ah, lei mi sta facendo sfogare. Sì, in effetti sto sfogando tutta la mia rabbia su di lei. È giusto che io lo faccia. Perché lo dico io semplicemente. Provi a guardare adesso. I dispositivi funzionano, si sono accesi. Mi segnalano da qui che il guasto nella sua zona non c'è più. Lei praticamente non si è accorto, ma la luce va e viene a casa sua. Funzionano, vanno? Ok. Cosa fa? Ah, le sta accendendo tutte contemporaneamente. Ok. No, io di solito sono sempre così, sì. Un po' zarafottente. Questo è l'atteggiamento che mi piace. Ok. 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 Le sto rispondendo ok. Le sto rispondendo, significa che ok, no? Mi pare. Così se le va.